Buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo video della serie Nintex Phones e Nintex Mobile App in italiano. Nel video di oggi vi spiegheremo come utilizzare la soluzione di Nintex Mobile per la costruzione di una applicazione personalizzata per il nostro dispositivo mobile. Per tutto questo mi accompagna un'altra volta da Green Team, il nostro virtual technical evangelist italiano, Giacomo Gelosi. Giacomo, se vuoi aggiungere qualcosa per presentarti. Ciao a tutti e ben ritrovati per chi ha già seguito il nostro primo video. Mi auguro che l'argomento che abbiamo trattato l'altra volta e quello che tratteremo anche oggi sia di vostro interesse e vi possa far suscitare interesse per tante app, tanti sviluppi che possiate fare nelle vostre aziende. Con me, come nell'altro video, a presentare c'è Gonzalo. Grazie Giacomo. Vuoi dirci qualcosa di te? Pure io mi presento. Io sono Gonzalo Marco, sono Technical Evangelist di Nintex, qua nell'ufficio di Londra, e mi occupo soprattutto della parte tecnica e di paesi come, fra altri, l'Italia. In questo video, come dicevo all'inizio, vi racconteremo con un esempio pratico come usare la tecnologia di SharePoint e la tecnologia di Nintex per creare un'applicazione mobile personalizzata, che sia specifica per il processo o attività che stiamo automatizzando. Ricordate che, come abbiamo visto nel primo video, la piattaforma di Nintex si compone non soltanto della soluzione di workflow, ma anche di altre soluzioni che ci permettono di costruire una intera applicazione di negozio, come vedremo tra poco con le soluzioni di Nintex Forms e Nintex Mobile. E l'idea, come tante volte abbiamo già detto, scusate se divento un po' pesante, è farvi capire che con tutto questo elenco di soluzioni siamo in grado di, su un'architettura a strati per la nostra applicazione di negozio, con il suo strato di presentazione, il suo strato di logica ed il suo strato di dati, di trovare una soluzione per ogni strato nella piattaforma di Nintex. Così, insieme alla soluzione di workflow, che ovviamente si occuperà della logica della nostra app, oggi lavoreremo sullo strato di presentazione con Nintex Forms e Nintex Mobile. In più, in questo video abbiamo preparato anche un esempio pratico che in questo caso partirà dalla soluzione di prima, del video precedente. Se ricordate, nel video precedente cercavamo di costruire un'applicazione per l'automazione di ispezioni di sicurezza. Ricordate che in quel video Giacomo e io avevamo creato la nostra azienda G&G di ascensori e che tra altre cose ci dovevamo occupare di fare l'ispezione tecnica di sicurezza di ogni ascensore che abbiamo installato. Dovevamo andare ad ogni ascensore uno per uno, raccogliere i dati che ci servono per l'ispezione tecnica e garantire o meno il funzionamento di questo ascensore per i prossimi 3, 4, 6 mesi. Allora, fatemi spostarmi sul nostro ambiente di demo in Office 365 e facciamo una piccola ricapitolazione di quello che avevamo fatto nel video precedente. In quel video, tra Giacomo e io, avevamo creato una custom list in SharePoint con delle colonne personalizzate in modo tale che tramite il modulo di creazione di nuovo elemento, noi siamo stati in grado di automatizzare questo processo di raccolta dei dati che ci servono per fare un'ispezione di sicurezza in questo ascensore, in questo caso. Così, utilizzando la soluzione di Nintex Forms, abbiamo messo il nostro logo, abbiamo messo il nostro branding con i nostri colori, abbiamo anche utilizzato controlli più avanzati come questa repeating section che vi faccio vedere ora. Insomma, abbiamo visto come in un modo abbastanza veloce e intuitivo siamo riusciti a costruire un modulo come questo che vedete. Ora, se ci spostiamo sulla parte di Form Designer, ricordate anche che abbiamo visto che tramite il disegno di diversi layouts
siamo stati in grado di adattare il disegno che abbiamo costruito per l'esperienza di desktop, con il layout di desktop, adattare questo disegno ad un dispositivo mobile, alla risoluzione del nostro cellulare o tablet. In questo modo, se un utente si connettesse a questo modulo, SharePoint identificherebbe da che canale, da che dispositivo ci stiamo collegando e mostrerebbe il layout corrispondente. E grazie a Giacomo abbiamo visto anche come è possibile non soltanto di adattare la risoluzione del formulario al web browser del dispositivo, ma anche di pubblicarlo su una mobile app nativa in iOS, in Android o Windows Phone. Come vedete qua, e ora vi faccio vedere il mio cellulare, e questa è la Nintex Mobile Standard Edition, e io da qui posso pubblicare tutti questi form in cui io sto creando questo layout di Nintex Mobile Form. Così, se io apro questo modulo, Giacomo ci mostrò i vantaggi di lavorare con questo form in un'applicazione nativa. Praticamente, correggimi se sbaglio Giacomo, i vantaggi erano due. Da una parte la possibilità di utilizzare controlli nativi come la fotocamera per fare la scansione di un codice a barre, oppure utilizzare il GPS del cellulare per raccogliere la posizione, oppure un'altra volta utilizzare la fotocamera per aggiungere in allegato qualche foto in questa ispezione. E dall'altra parte l'altro vantaggio di cui parlavamo era la possibilità di lavorare offline, la possibilità di compilare tutti questi forms o completare tutti i task di workflow dal nostro cellulare quando siamo offline, conservare questi forms e tasks ed inviarli quando viene ripresa la connessione. Ora, vogliamo andare un passo più avanti nel disegno di questa mobile app, sia nella parte di disegno che nella usabilità propria della app. E perciò Giacomo ci spiegherà come farlo. Allora Giacomo, a questo punto io vorrei farti due domande riguardo disegno e usabilità. Prima di tutto, dimmi. L'idea di pubblicare i nostri forms, i nostri task di workflow su questa mobile app sembra molto utile, però che succede se io ad esempio, come possiamo vedere qua, io ho tanti form da pubblicare, oppure se stiamo parlando di una grossa azienda in cui ci saranno un centinaio o un migliaio di forms, c'è qualche possibilità di avere una app specifica con soltanto i moduli che mi interessano? E poi un'altra domanda, anche so già la risposta, che è quello che ci farai vedere. Nel caso in cui io potessi avere questa app personalizzata, potrei addirittura personalizzarla un po'. Lo dico perché immagino che i nostri utenti si staranno domandando se sarebbe possibile cambiare il logo di Nintex, che vedete qua, oppure cambiare il nome di questa app e mettere il nome della nostra azienda o il nostro dipartimento, aggiungere colori e via dicendo. Quindi, Giacomo, come possiamo risolvere queste situazioni? Dunque, le domande che hai fatto sono assolutamente interessanti, anche perché già come si vedeva nel tuo caso, già con le app che hai a disposizione, i vari form, andare a trovare il form giusto non è immediato. Per fortuna Nintex ci viene incontro anche in questo caso e ci dà la possibilità di usare un'altra funzionalità legata al mondo Nintex Mobile, che è Nintex App Studio. Con Nintex App Studio abbiamo la possibilità di realizzare delle app personalizzandole dal punto di vista dell'aspetto, possiamo mettergli un logo, il nome che vogliamo, e possiamo cambiarne i colori all'interno dell'app.
perché magari non vogliamo che la nostra app abbia i colori di default dell'app di Nintex Mobile che ha fornito Nintex. E oltre a tutti questi cambiamenti un po' più estetici, possiamo anche applicare dei filtri su che form mostrare, che task mostrare. In questo modo possiamo generare anche più app destinate ai vari dipartimenti o alle varie tipologie di utenti che abbiamo nella nostra azienda e fare in modo che ogni utente dalla sua app veda i form che effettivamente gli interessano. Per riuscire a fare questo è necessario andare nel sito studio.nintex.com nel quale possono essere appunto configurate queste app, sito accessibile nel quale ci si può loggare per gli utenti che hanno a disposizione o Nintex Form Enterprise o hanno acquistato delle licenze per Nintex App Studio appunto. E qua vedrete ad esempio tutte le app che l'utente ha preparato, ad esempio io ne ho due, di cui questa è quella che abbiamo creato collegata al form in versione mobile che abbiamo realizzato. La creazione di un'app è molto analoga anche alla sua modifica, perciò si va ad Edit, vediamo quanto poche sono le informazioni che ci servono per poter creare un'app per i nostri telefoni. La prima cosa è ovviamente il nome e eventualmente una descrizione da poter aggiungere qui in Nintex App Studio per aiutarci a riconoscere. A che tipologie di account ci possiamo collegare? Possiamo collegarci a degli account corporate, quindi alla nostra intranet on-premises tipicamente, possiamo collegarci a delle utenze di Office 365, oppure possiamo collegarci usando dei Live ID, quindi dei Microsoft account. Sempre dalle impostazioni dell'app abbiamo la scelta delle piattaforme per le quali costruire quest'app. Come vedete, possiamo creare app per Android, iPhone, Windows Phone, volendo anche per Windows. Tutti questi, vedete, li posso selezionare e deselezionare. E infine si va nella parte stilistica. Nell'artwork ho da caricare quattro immagini, che saranno quelle che serviranno per determinare i vari loghi e le immagini presenti all'interno della mia app, nei vari layout, nei vari dispositivi per cui sto realizzando l'app, e ho da definire un tema. Nintex App Studio ci propone già alcuni temi, vedete, cambiano nell'anteprima sulla nostra destra i colori, oppure eventualmente c'è anche la possibilità di definire dei temi personalizzati andando a specificare direttamente i colori da utilizzare. Le ultime due sezioni sono quelle un po' più interessanti, che sono quelle che ci permettono appunto di filtrare cosa mostrare o cosa non mostrare. Potrei scegliere che la mia app personalizzata, ad esempio, mostri solo o i task o i form, quindi nascondere già una di queste due macro categorie di form. Oppure, se decido di mostrare o i form o i task, potrei scegliere se mostrare solo i form di mia scelta o eventualmente di nasconderne alcuni. Caricando il file esportato dal Nintex Form Designer, una volta che abbiamo pubblicato il nostro form su Nintex Mobile, posso caricare il file qui nella sezione Upload e questo mi viene aggiunto e mi permette appunto di gestire i filtri cui Gonzalo parlava precedentemente. Vedete, in maniera analoga posso fare la stessa cosa per i task. Il risultato, una volta che ho salvato la mia app, ho lanciato il build dell'app un po' di tempo, l'app risulta completata e la posso installare sul mio telefono. Il risultato, come vedete, ad esempio, ho adesso sul mio telefono l'app standard di Nintex Mobile
dove se vi accedo ho tutta una serie di form a disposizione, e se invece accedo nella mia app specifica ho solo il form che ho chiesto di far vedere. Vedete, avendo scelto come tema, quando ho costruito l'app, il tema col verde, ad esempio, le scritte adesso sono diventate in verde, e anche una volta che vi accedo, tutti i colori dei controlli sono verdi come il tema che ho scelto. In questo modo ho la possibilità di creare un'app personalizzata dove inserisco il logo della mia azienda, inserisco il mio nome, il mio dipartimento, e la riesco anche a personalizzare da un punto di vista un po' più estetico per farla rispondere di più al branding della mia azienda. Questa è la grossa potenzialità di Nimitz App Studio, che ci permette di scegliere cosa mostrare e anche come di personalizzarne l'aspetto, ancora più rispetto a Nimitz Mobile. Ovviamente anche qui in Nimitz App Studio, come vedete, ho gli stessi controlli nativi che avevo in Nimitz Mobile, posso usare la mia fotocamera, posso usare il GPS del mio dispositivo per riconoscere la mia posizione, e ho la funzionalità offline come avevo in Nimitz Mobile. Perfetto, Giacomo. Quindi per ricapitolare un po' vediamo un po' le differenze tra la Nimitz Mobile App e, diciamo, Mobile App Studio. E abbiamo visto come la Nimitz Mobile App era quella app standard, quella che posso scaricare gratuitamente sia dall'Apple Store che dal Google Store e Windows Store, che ci permette di utilizzare i controlli nativi, che ci permette di pubblicare tutti questi forms, tutti questi task di workflow. E poi dall'altra parte abbiamo visto la parte di Nimitz Mobile App Studio, che è proprio quella che ci hai fatto vedere tu, Giacomo, dove, a parte queste funzionalità, abbiamo messo la possibilità di personalizzare il disegno, l'estetica di questa app, e soprattutto di fare il filtro, di specificare i moduli e i task che vogliamo far vedere soltanto nella nostra app, e in modo tale che possiamo avere una app specifica per il nostro processo, per il nostro dipartimento o per il nostro il processo che stiamo, la app che stiamo personalizzando. Un'altra cosa che non abbiamo, di cui non ho parlato prima, è che con Nimitz Mobile App Studio abbiamo la possibilità di integrare la nostra app all'interno di sistemi di Mobile Device Manager, quindi poterlo distribuire a tutti gli utenti della nostra azienda Esatto, hai ragione, questo in l'avevo maniera detto. centralizzata, che è un altro punto forte e secondo me interessante. Esatto, molto, molto importante dal punto di vista della mobilità. Niente, questo è tutto per oggi. Grazie Giacomo un'altra volta per questo video, per farvi vedere tutto quello che abbiamo creato insieme. Grazie a te, Gonzalo. Niente, ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo webinar. Grazie mille, arrivederci. Ciao a tutti, grazie.